Sotto ci sono le uova, tre. Sono più o meno grandi così. Muore con le papere. Si arrabbierà. Vedete? Vediamo se le lascia. Un gusto di finisce. Ecco quello che scade lì. Capisce? E attacca. Spazio in terra. Spazio. Sì, no? Poggiato la scopa. Fame. Ma lì ha un pezzo gigantesco. Sì, ma che loro sono usciti. Ma cosa vanno lì a disturbarlo? Quando ha le uova? Loro che? Le papere! Cosa andate a disturbarlo mentre ha le uova lì? Dove sono le papere? Mi becca! Dove sono le papere? Lì sotto. Ah, eccole! Siamo a casa. Questa è la bella vista. Il lago è basso. Carino. Lugano in fondo. Ma che Lugano? E c'è il ramo. Te sei Lugano. Ops. La villa russa. Tutti quelli andrò a provare a rubarli in nuovo, dice. E tu? E? Vedi che succede? Cosa? Vedi che succede? Ti becca? Ti soffia? Ti soffia per lo stesso. Da quel tubo lì chissà cosa esce. Che tubo? Tubo, non ho mai visto quello lì. Neanche io. Sempre l'acqua lì. Comunque durerà poco. Guarda l'umido che non è arrivato l'onda. Vedi? Basta che si alza di un 10-20 cm il lago e il nido è bel che è fregato. Adesso si va a riaccucciare. E ha fame, povera. Però non ti ho detto che è femmina. Chi è che depone le uova? Ma mica hai visto che depone le uova? L'hai visto io te lo ieri. Cioè l'altro ieri. Che non è il maschio, magari la mamma è a farsi un giro. Della parrucchiera. Chi è che depone le uova? Ma non le sta deponendo, le sta covando. Sì, questa ma Italo anche... l'ha vista. Ma come ha fai a dire che è questa facendo... qua? Poi è cicciotta. Quindi la femmina. Viviamo? Mamma, abbiamo visto le uova del cigno. Si è tolto. Ora si rimette lì, accucciato, e riposerà.